siete a posto. Allora, un ringraziamento a tutti i partecipanti, ve lo faccio subito perché così non mi dimentico. Sarò breve, molto breve, però comincio da 40 anni fa. 40 anni fa un signore che purtroppo ci ha lasciati disse: il bar di Cerredolo, che loro si chiamava l'osteria, la bottega, magazzino, era chiusa per malattia della signora Rina. Dice: non può rimanere un bar senza, cioè un paese senza il bar. E lo prendemmo. Da allora sono passati 2 giorni, 40 anni giusti, in maggio. Non vi faccio tutta la storia, però qualche ringraziamento lo devo fare. Per primo i miei figli, perché ci hanno dato una grande mano fino a una certa età. Alle sorelle della signora Cristofori Luisa, in particolar modo, non per fare differenze, ma è una bella colonna, la Cristofori Lucia. La Cristofori Lia, un po' meno, ma anche lei molto brava. Un ringraziamento lo faccio in particolare anche a coloro che non ci sono, che erano la Chiara Rossi, grande cameriera, che qualcuno forse si ricorda, la Federica Gallerini, che non è potuta venire ma mi ha dato i suoi auguri, e tutti gli altri, chi ci ha dato una mano, fino ai giovani Cristofori, cognati, tutti ovviamente. Ma in modo particolare la colonna portante della trattoria Cristofori e la signora Cristofori Luisa, che invito sul palco per gli onori e gli applausi. Venga, venga signora, venga, venga, si metta pure qua. Vuol dire 2 parole? 2 basta. Grazie a tutti. Allora, noi vedo che si stanno avvicinando ai ragazzi con delle cose. Oh, mamma mia, guarda te, guarda. Venite avanti, su. Sono i riconoscimenti per la Cristofori Luisa. Oh, mamma mia, quanta gente. Allora, passa di qua, scusa. Vieni qua, riesci a passare? Pianino, che ci riesci. Dunque, allora cominciamo. Dalla zecca dello Stato partiamo, cucchiaio d'argento. La forchetta è d'oro perché è bravo a cucinare, ma anche una buona forchetta. I dolci preferirei dedicarli molto più alla Lucia, perché in maggioranza li fa lei, ma è lei la festeggiata. Il mattarello per la pasta fatta in casa è d'oro, anche lui è d'oro, La padella d'oro anche lei, sperando che non me la dia dove dico io. Grazie, passa pure di là. Poi il vassoio d'oro con i 40 anni, la vernice però non si è ancora asciugata, state molto attenti, la vernice vera. Grazie. E poi questo glielo do io, grazie, molto gentile. Questo è il mio pensiero, sono 40 rose. Un attimo, fermo, non ho finito. C'è la torta che ha fatto la Lucia, infatti. 40 anni di lavoro e non di morte. Allora, io ho ringraziato tutti, l'unico che non ho ringraziato sono io, ma mi ringrazio da solo, perché ci sono sempre stato anch'io. Io ringrazio mio marito, senza di lui non avrei neanche preso il bar, lui è quello che mi dà una spinta, ti aiuto io, ti insegno, quanto ho imparato, spero di aver imparato, non lo so. C'era uno che voleva dire 2 parole, ma secondo me prendo paura. Dai, vieni. No, è l'altro. È quello più grande, scusate un attimo. Quello grande. Valentina non viene,
Comunque intanto grazie a tutti. Grazie. Prego, signor Tostoli. Sia breve. Ma si vergogna, lo legge lui. Però si commuove. Io pensavo che la Luisa si mettesse a piangere, però non l'ha fatto, ma al suo posto, scusate se lo dico, l'ha fatto la Fornero. Perché lei fa 40 anni ma va in pensione fra 3. Quindi non ha pianto, ma io piangevo se ero in lei. Allora, io non ho mai scritto niente in vita mia, qualche chiamata a scuola, a parte quella. E come ogni tanto, tipo ogni eclissi mi viene di fare una sorpresa, quindi ho detto vabbè, scrivo due righe per questo evento, e l'ho scritte proprio, le stampate, e le leggo così non mi... No, ci riesco ancora. Allora, io leggo tutto ad un fiato, poi dopo voi alla fine mi dite come è. Allora, posso dire, io c'ero. È vero, avevo un anno e forse non ero molto d'aiuto. Ma poi anch'io ho aggiunto la mia parte a quella che è la storia della trattoria e del bar. Io, come tanti altri che negli anni sono passati di qua, non posso elencarli né ringraziarli tutti perché sono veramente troppi, perché siete troppi. Ogni persona, cliente, amico, che ha frequentato il bar, la bottega, il ristorante, o più semplicemente passato dalla Luisa per un caffè, un gelato, un piatto di tortelli, fa parte di quello che stiamo festeggiando stasera. Siamo in un discorso nostalgico, un po' lo è. Però io credo che nonostante tutto, nonostante il mondo sia cambiato, nonostante al bar non ci si vada più come una volta, nella nostra storia, nei nostri ricordi, c'è il bar, questo bar. Questo bar dove si andava da piccoli con la mamma e il papà, questo bar dove si andava da soli per la prima volta a prendere il gelato, con i soldi contati così non ti sbagliavi, questo bar dove d'estate e ancora senza motorino passavi le vacanze, e questo bar dove sempre d'estate tiravi tardi, molto tardi, e qui mi assumo la colpa io, perché anche se non era sabato di dormire non se ne parlava, e questo bar dove adesso porti i tuoi figli a prendere il gelato, il tempo è una ruota. Ma non solo d'estate, perché il bello del bar è questo, il bello è che il bar c'è, d'estate sì, ma anche in autunno, con la nebbia fitta e le giornate che finiscono alle 5 del pomeriggio. L'ho scritto grande? Vabbè, taglio. In pieno inverno, con mezzo metro di neve e le catene da montare. E anche a primavera, quando magari piove da una settimana. Il bar c'è, e con lui c'è lei, la Luisa, elemento fondamentale di questa creatura che è il bar del nostro paese, cuore pulsante, sempre in movimento, sempre indaffarata, ma lì, pronta a farti un caffè, ad aggiornarsi su come va il mondo dalle tue parti e ad aggiornarti su come va invece qui il mondo. Elemento fondamentale, parte integrante di tante fasi delle nostre vite, non solo della mia, che sono suo figlio, ma anche di tanti di voi. Mia mamma, la Luisa, c'è stata e c'è tuttora, per fortuna, a 40 anni di distanza. Mia mamma, la Luisa, si dà per scontato che ci sia. E purtroppo, quando diamo per scontato una cosa, col tempo ci si dimentica del vero valore che ha. Io per primo do per scontato che mia mamma, la Luisa, ci sia. E non la ringrazio ormai più per questo. E a pensarci bene mi accorgo che è un grosso errore. Perché molto spesso ci si accorge di ciò che ci manca e non di ciò che abbiamo. E forse quando nessuno ti ringrazia più per quello che fai, potresti dubitare del valore di quello che fai e di quello che sei. Ed è per questo che ci troviamo qui stasera, per dire alla Luisa, noi ci siamo. Per dire alla Luisa, siamo con te. Per dire alla Luisa, per dire quello che ad una mamma non si dice mai abbastanza, e cioè grazie. Taglia tutto, tranquillo. Grazie di cuore, grazie di esserci sempre, grazie di ascoltarci, grazie per i sacrifici che hai fatto e che fai, e grazie per aver sempre dato senza chiedere nulla in cambio, e ancora grazie. Ma questa avventura la Luisa non l'avrebbe mai potuta affrontare da sola, senza una spalla, senza un sostegno, senza una persona che l'aiutasse a prendersi carico di certe scelte. La Luisa senza Quinzio sarebbe stata un'altra storia. E invece sono qua, la Luisa e Quinzio, o Quinzio e la Luisa, indifferente.
pur con le difficoltà, le incomprensioni, le discussioni che una vita insieme comporta. La Luisa e Quinzio, o viceversa, sono qua per confermare quello che ho sempre pensato, che la Luisa non avrebbe fatto tutto ciò senza Quinzio e che Quinzio non ci sarebbe riuscito senza la Luisa. Quindi no, sono e confermare quello che ho sempre pensato, è scritto, non è che me lo sono inventato. Quindi penso che sia giusto ringraziare anche mio papà. Grazie. Basta. Aspetta, no, c'è ancora qui. Ah, un grazie veramente sincero a tutti voi anche, parenti, amici e conoscenti che avete partecipato a questa serata di festa. Ma il grazie più grande è comunque sempre per mia mamma e mio papà, che con i loro sacrifici hanno reso possibile tutto ciò. Grazie. Un ringraziamento anche a Ubi e ai suonatori che continueranno questa serata. Grazie a tutti. Grazie Ubi da Luisa. Thank you.
perdo della vita in un momento che non sta più tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste un tempo più.